Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dal colore un po' di retrocomputing. Oggi parleremo dell'attività di collezionare televisori vintage ed in brevissima sintesi dei sistemi PAL, SECAM e NTSC. Un argomento vicino al retrocomputing, ma non è proprio di retrocomputing. Tuttavia, i proprietari dell'epoca del Commodore VIC-20 oppure dei Commodore 64 ricorderanno che erano soliti attaccare i propri primi home computer per giocare a televisori in bianco e nero, che all'epoca, nei primi anni 80, erano ancora molto diffusi, specialmente in Italia. Oppure a televisori a tubo catodico, ovviamente però a colori, ovviamente tutti analogici, in cui appunto in Europa dominavano i sistemi PAL e SECAM. Ora stiamo parlando di televisori a tubo catodico analogici, elettrodomestici del Mesozoico nella lunga era dell'analogico. Tali televisori analogici a tubo catodico sono stati ampiamente prodotti per tantissimi anni e modificati solo in minima parte, perché i sistemi PAL e SECAM e la trasmissione in analogico e la proiezione sul tubo catodico rimase inalterata per molti decenni. Certo, le componenti interne dei televisori cambiarono. Dalle prime valvole termoioniche dei televisori in bianco e nero si passò ai transistor e poi ai circuiti stampati e ovviamente poi anche a tubi catodici Trinitron quasi piatti della Sony, ma i protocolli su cui funzionavano questo hardware, PAL, SECAM e NTSC, rimasero inalterati. Le cose iniziarono a cambiare quando la telefonia mobile prese a mangiare frequenze dell'etere terrestre e fare spazio al traffico dati di internet fruito in mobilità e in notissimi smartphone. Queste necessità, internet mobile, costrinsero quindi un aggiornamento degli standard, abbandonando l'analogico per passare al digitale. Nello slot di 8 MHz, dove un tempo ci stava un canale, in digitale ce ne possono stare molti di più. Ora, ha senso nel XXI secolo collezionare televisori vintage? Bisogna avere spazio ben areato e riscaldato in cui raccogliere e stoccare televisori analogici a tubo catodico. Bisogna avere conoscenze ed equipaggiamenti ed attrezzi per poterli riparare. Spesso nemmeno questi oggetti bastano più, perché non è detto che si trovino oggi più le valvole o i transistor di un tempo per riparare questi vecchissimi elettrodomestici, che scaldavano anche moltissimo. È una classica collezione da nerd, quindi collezionare i televisori vintage. Bisogna sempre sapere che cosa si sta facendo, perché i primi modelli di televisori sparavano anche alti livelli di raggi X e tubi catodici che non erano proprio perfettamente schermati, ed occorreva stare lontani qualche metro dal tubo catodico, e soprattutto alcuni modelli erano pericolosi perché potevano dare shock elettrici se si andava a smanettare o rovistare dietro i televisori, oppure se la presa dell'antenna non era perfettamente schermata e messa a terra. A parte questo, per i puristi di una collezione di retrocomputing, a mio avviso può aver senso rintracciare un vecchio televisore a tubo catodico bianco e nero e uno a colori, per collegare un VIC-20 Commodore VIC-20 ad un televisore in bianco e nero e un Commodore 64 a cassetta a un televisore a colori. Ovviamente, se non si vuole agganciare il Commodore VIC-20 o il Commodore 64 ad un proprio monitor Commodore. Ora, per se si ha, diciamo, molto interesse, molta attenzione per rappresentare in modo storicamente corretto come nella maggioranza dei casi Commodore VIC-20 e il Commodore 64 furono fruiti dai primi proprietari dell'epoca nel lontanissimo primi anni del 1980, ecco, allora obiettivamente è utile andare a rintracciare un paio di televisori analogici a tubo catodico. Dunque, nella seconda parte del filmato accennerò al sistema PAL, SECAM e NTSC. Il SECAM, o SECAM, acronimo dal francese Sequential Color
a memoir, ossia colore sequenziale con memoria, un sistema di codifica della televisione a colori utilizzato per la prima volta in Francia. Lo sviluppo del SECAM iniziò nel 1956 e dalle iniziali, diciamo le prime utilizzo di 819 linee, poi lo standard fu adattato alle 625 linee come il PAL. Il PAL fu presentato nel 1963 e utilizzato dal 67. Fu sviluppato in Germania da Walter Brucht, che all'epoca lavorava alla Telefunken. Il PAL, ossia Phase Alternating Line, è un metodo di codifica del colore utilizzato nella televisione analogica. La portante luma Y è formata da 0,30 di rosso più 0,59 di giallo più 0,11 di nero, mentre la sottoportante croma viene modulata vettorialmente con le sole componenti R-Y e B-Y, e da esse in fase di demodulazione viene ricostruita la componente G-Y. Nel SECAM la soluzione cromatica è simile. La differenza del SECAM è che i due segnali R-Y e B-Y sono modulati in frequenza anziché in ampiezza. NTSC, Never the Same Color, fu uno standard americano totalmente incompatibile per i televisori europei, a meno che non si comprasse un costosissimo televisore portatile multisystem, solitamente compatto, per camper o roulotte. L'NTSC è un formato di tipo interlacciato con una cadenza di ripresa di 30 fotogrammi al secondo con utilizzo di 525 linee per la definizione di un fotogramma. All'inizio, nell'era dei videogiochi, le console Nintendo Entertainment e Sega Master System, quando furono introdotte, avevano all'interno dei chip di blocco che impedivano la corretta esecuzione delle cartucce nel formato PAL, ma non nell'NTSC. Tanto che infatti i proprietari di televisori PAL con questi sistemi che vi inserivano delle cartucce, accadeva che c'erano 100 linee mancanti, quindi si formavano rallentamenti e barre orizzontali nere. Questo perché molti videogiochi non erano pubblicati per l'Europa, ma per motivi di marketing erano poi stati successivamente importati, non sapendo che però i produttori di videogiochi avevano posto delle barriere all'entrata per i titoli di gioco in modo da segmentare il mercato e pagare meno diritti d'autore. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!